Buonasera ragazzi, allora per chi non lo sa io mi trovo nella mia amata terra, precisamente a Marano, provincia di Napoli, perché domenica dovrò fare il padrino e mia moglie la matrina a mia nipote Vittoria e quindi per questo mi trovo qua, infatti lunedì già sto di ritorno a casa e mi trovo nella mia amata terra a Marano, provincia di Napoli, vicinissimo a Napoli. Voi ditemi quelle che volete, mo sono sceso giù per fare il video perché mi trovo più a parlare quando sto, infatti entro in macchina perché sta incominciando a piovere, mi trovo più a parlare quando sto da solo che giustamente in compagnia perché non mi sembra il caso. Ditemi quello che volete, voglio, ditemi quello che volete. Stiamo 15 punti, ho calcolato che gli altri vincono, tutte. Quelle che stanno sotto di noi e siamo 15 punti, nonostante stiamo 15 punti avanti, ma brucio. Sì, ma brucio. Sta sconfitto, sta sconfitto. Ma brucio, sì, ma brucio proprio. Mi brucio perché Napoli non ha fatto tanto per vincere questa partita. Parliamoci chiaro, il Napoli per me non ha fatto tanto, infatti si vede anche dalle statistiche, abbiamo fatto un solo tiro a porta, uno solo a tiro con tre della Lazio, compreso il gol e più la traversa ovviamente, quindi non abbiamo fatto tanto. Lobotka a centrocampo giocava più all'indietro che in avanti. Ho visto un Napoli un po' più sulle gambe. Non mi preoccupo, per carità. Non mi preoccupo affatto. 15 punti, io 15 punti su tanta roba. 15 punti su 5 partite. Non mi preoccupo. Non mi preoccupo assolutamente. Però oggi in casa rimo a vincere. Oggi in casa rimo a vincere. Perché ragazzi, parliamoci chiaro, sì, ha fatto questi tre tiri in porta, ok, però non è che essa fatta chissà che. Io oggi ho visto un Napoli un po' sulle gambe, sono sincero. Sto pigliato collo, sto nervoso perché sto Napoli ha perso, ma forse me l'avevo abituato troppo bene. Ma sto nervoso, sì, sto arrangiato perché potremmo vincere sta partita. Per carità, è comunque sempre una squadra allenata dal maestro Sarri. Con tanto rispetto, lascia stare, poi gli dai, eccetera. Però, comunque, a Napoli ci ha fatto vedere il calcio, ci ha fatto vedere. Mo stiamo vedendo il calcio, eppure forse con la speranza e con a mani San Gennaro, tutto qua, famigerato sogno. Quindi, squadre comunque allenate dal maestro Sarri, ci sta, sconfitte, ci sta, è normale. Noi abbiamo perso con l'Inter, in questo campionato questa è la seconda sconfitta che noi facciamo, il resto abbiamo fatto, mi sembra, due pareggi, nemmeno a farla apposta, l'abbiamo fatto con le seconde, perché ho visto dalla classifica. Anche se ancora non gioca l'Inter, la Lazio ha superato, quindi sta al secondo posto. Ma brucio, aiuto, mi brucia questa sconfitta. Sì, ma brucia assai, ma pare chissà. Ma brucia. Sono 15 punti di vantaggio, ma brucia perché un Napoli voglio fare sempre grindoso, sempre che da vince, sempre con quella fame. Oggi sta fame non l'ho vista. Carità, non voglio togliere i meriti alla Lazio, per carità, perché comunque chiudevano bene gli spazi, era ben organizzata. È venuta a Napoli ben organizzata. Io purtroppo non sono potuto andarla a vedere perché, stando a casa di mia cognata, essendo che dovrò fare il padrino e la matrina, sapete, i tempi non me lo hanno concesso di dedicarmi tutta sta serata. Che comunque stavo a cena da mio cognato, eccetera. I tempi non me l'hanno permesso di andare a vedere la partita. Niente, sono nervoso, sì, sto nervoso, aiuto. È inutile che vi nascondo.
Sto nervoso, sì, sto nervoso, sto arraggiato. Ma gente, forse perché il Napoli mi era abituato molto bene, però sto arraggiato. Infatti non avete visto nemmeno la reaction. Ma no, perché il Napoli ha perso, perché sennò la reaction l'avreste vista lo stesso, come ho sempre fatto negli ultimi video che stavo facendo. E proprio per questo motivo, non stando a casa mia, non sto a mio agio, e quindi, ma sì, mi sembra una potenza, sì, mi sembra una potenza, sì, ma adesso dagli errori si riparte, sì, perché siamo stati sulle gambe, non ho visto quel Napoli che voleva fare. Sì, siamo stati, vi ripeto, non tolgo i meriti, perché sicuramente ci saranno i meriti di questa Lazio per non vedere questo Napoli come dicevo io, come ci stanno i meriti, perché effettivamente sta Lazio è allenata da Maurizio Sarri, e con tanto rispetto Maurizio Sarri merita rispetto per quanto riguarda una parte e un'altra parte no, perché se ne aiutano dei rubendini. Saci, non mi scende sta vittoria, sta sconfitto, non mi scende, non mi scende, non mi scende, non mi scende. Dicetemi quello che volete, non mi scende. No, no, stiamo a 15 punti più 15, ok. Stiamo a marea, punta coppa, ma non mi scende. Quindi ripartiamo dagli errori, se ci sono stati, e ci sono stati in questa partita, sicuramente forse un calo di concentrazione, non lo so. Non so decifrare. Non penso calo fisico, no, è un press, un altro po'. Quando abbiamo chiuso i giochi ci sarà il calo fisico. Già lo dissi in un video. Però ripartiamo dagli errori, ripartiamo da qualche errore che è stato fatto a centrocampo. E ripartiamo, perché Anguissa nemmeno tanto, ma... Allora, oggi il centrocampo, infatti, se guardate bene... un po' oscuro, Osimhen ha avuto poco e niente come palla là davanti, quindi niente, non mi scende, non mi scende, no, non mi scende, non mi scende, non mi scende. A prossimo con l'Atalanta ci amma magna, ciao a tutti, un bacione a Forza Napoli sempre, perché tutto riesce calcisticamente parlando, voglio e munizza sicchiru. Ecco Bippo di che fa. Ciao a tu. E forza Napoli.